sera mi addormento e qualche volta sogno perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro, sto ad ascoltare. Qualche volta sono bianco di Daphne, si chiama. E altre notti sono brevi piegati a navigare. Sono uomini e donne, piroscafi e bandiere.
Buongiorno, qui ci troviamo alla stazione di Torre del Greco, la stazione della Ferrovia dello Stato, e faremo un altro percorso di conoscenza della nostra città. Racconteremo e faremo vedere molti luoghi sconosciuti ai torresi, di cui non sanno la storia. Quindi cominciamo dalla stazione verso via Cesare Battisti, via Cupo Ospedale e Fortino di Calastro fino ad arrivare a Palazzo Vallelonga. Adesso appunto ci troviamo nella stazione di Torre del Greco della Ferrovia dello Stato. Questa stazione è stata attivata nel 1841 e basti pensare che la prima ferrovia d'Italia è stata realizzata nel 1839 nella tratta Napoli-Portici, quindi questa rappresenta la seconda fermata della prima ferrovia d'Italia. La stazione arrivò qua a Torre del Greco, il treno, e passò per il centro di allora di Torre del Greco, cioè la zona mare. E la sestata seconda marina faceva parte del progetto del percorso ferroviario. Quindi al centro di questa strada i torresi videro passare il treno, una cosa un po' anomala. Se proseguire il progetto dovettero abbattere e tagliare due edifici che si possono ancora vedere. Adesso Vincenzo, facciamo vedere dove passa il treno da questa parte. Quella era la strada seconda marina, la prima era l'odierno Corso Garibaldi, adesso attualmente è via Unità d'Italia. Diciamo che quindi la ferrovia si trovava anche in un punto strategico, perché appunto era vicino al porto e ciò permetteva il trasporto di merci verso il porto. Allora, molti si chiedono se è stata costruita prima la ferrovia o prima i palazzi. Nel 1839 la città già era attiva, sia cantieristica che con le barche da pesca. E nel progetto, siccome nel progetto la ferrovia passava per Torre del Greco, bloccò molte strade che divisero la città. Quindi nel progetto furono previste le luci dei ponti, chiamate luci. Qui c'erano sei ponti. Poi furono distrutti dalla ritirata dei tedeschi dell'ultima guerra e ne costruirono tre, molto più larghi. Qui ci troviamo nella zona di Calastro. Il termine Calastro deriva dal greco calocte, che significa bella sponda. Questa è una zona molto antica di Torre del Greco, tant'è vero che è nato anche un detto che viene utilizzato per indicare quando un fatto è molto antico e si dice appunto si ricorda Pietro a Calastro, perché la leggenda vuole che San Pietro sia sbarcato appunto nella zona di Calastro. Questa zona veniva usata anche per il rimessaggio delle barche, cioè quando le coralline tornavano nel mese di ottobre, tutto l'inverno le facevano, diciamo, stare in questa zona qua. Calastro, si dice cala, portata a Calastro, come senso dispregiativo, perché è una zona malavitosa e pericolosa, è con un territorio molto aspro. Qui sono situati i Molini Marzoli, si trovano in un punto strategico perché non solo sono al centro del Golfo di Napoli, ma perché è collocato sia vicino al porto sia vicino alla stazione. I molini sono stati realizzati nel Novecento con la collaborazione tra Feola e Gentù, e diciamo che questo rappresenta un primo esempio di archeologia industriale. Il comune diede il permesso di costruire questo mulino con la clausola di assumere principalmente prima gli operai torresi. E questo mulino ha una storia, diciamo, durante la ritirata dei tedeschi fu danneggiato, però si racconta che il commendator Marzoli parlò con gli ufficiali tedeschi offrendo loro
del vermouth e dei biscottini, di eseguire gli ordini, ma di fare meno danno possibile. E il mulino fu già, diciamo, danneggiato, ma poi subito fu ricostruito. Qui nel 1700 c'era il fortino di Calastro. Il fortino di Calastro fu distrutto. Fu distrutto e parte del materiale di risulta fu usato per la costruzione del porto. Il porto venne fra il 1880 e 1890. Qui c'è il Palazzo Petrone. Molto probabilmente era l'alloggio dei civili che lavoravano con i militari. Qui la storia dice che nel 1870 fu portato il cadavere di Antonio Pozzolino, detto Pilone, che per gli invasori piemontesi era un brigante, per il Regno di Napoli era un compatriota. E probabilmente da queste parti, non sappiamo dici su quale, ma da queste parti, perché qui c'era una posizione militare. Qui era situata la Lopa, cioè un nastro trasportatore che dal porto arrivava direttamente al mulino e serviva appunto a far arrivare il grano che dal porto poi veniva utilizzato all'interno del mulino. E lì, come possiamo vedere, c'è la sigla MMM, cioè Mulini Meridionali Marzoli. Questa sigla MMM ha una piccola storia locale, cioè quando gli alunni, gli scolari, l'insegnante se ne accorgeva che avevano copiato, scrivevano sotto MMM, Mulini Meridionali Marzoli, cioè non è farina del tuo sacco. Questo spazio libero. Così era la costa di Calastro prima che costruivano i gabannoni e i cantieri navali. È una costa preistorica. Questa è un'edicola votiva. Le edicole votive sono sempre esistite fino all'antichità. Furono istituite nel 1700, la metà del 1700, da Fra Gregorio Maria Rocco per l'illuminazione a Napoli. Poi in secondo momento spiegheremo perché. Qui si è dedicato a Santa Maria della Madonna del Principio. A pochi passi da qua c'è la chiesa Santa Maria della Madonna del Principio. Prima del 1794, quando la strada passò, dalla strada consolare che passava di qua, passò all'odierna Vittorio Veneto, c'era un'edicola votiva della Madonna del Principio, detto Madonna, la Madonna di Sopra. Quindi distrutta quell'edicola, che adesso non c'è più, probabilmente è stata rifatta questa, su questa nuova strada, si presume degli anni 30, dedicata alla Madonna del Principio. La Madonna del Principio è detta così perché quando San Landaspreno e Santa Candida fondarono il primo oratorio a Napoli, la prima immagine che misero, che venne dipinta, era quella della Madonna. Quindi è la prima immagine della Madonna a Napoli. E qui è tutto. A Torre c'è stata sempre una forte devozione per questa Madonna del Principio, riconosciuta anche al clero di Napoli. Infatti a Torre del Greco abbiamo molti nomi, sono torresi Principio e Principia. Qui
Qui ci troviamo sull'antica strada consolare che da Ercolano arrivava a Torre de Greco, passava per la chiesa di Sant'Anna fino a Piazza Santa Croce, Corso Umberto e arrivava fino alla Nazionale. Attualmente, dove c'è la strada via Felice Romano, c'è la pedica Lastro. Ci sono testimonianze e documenti che dicono che i marinai passavano e salutavano l'edicola della votiva della Madonna del Principio con spari di fucile e suoni della tufa. Buongiorno, questo è un incontro occasionale per raccontare uno dei tanti episodi accaduti durante la guerra nella nostra città. Nella nostra città accaddero molte cose, oltre ai tanti bombardamenti e alla gente che scappava nei ricoveri antiaerei. Con l'occupazione dei tedeschi a Torre, questi ebbero il sentore che gli alleati stessero avanzando e cercarono la ritirata verso la linea del Volturno dove si continuò a combattere. Nella ritirata i soldati della Wehrmacht, i genieri, cercarono di ostacolare l'avanzata degli alleati in tutti i modi, anche con quegli odini cosparsi sulla strada per rallentare la marcia dei mezzi, per cui si trovarono di fronte all'ex palazzo Vallelonga, attuale sede della Banca di Credito Popolare, e si fece un gruppo di persone mentre i tedeschi mettevano delle mine all'ingresso del palazzo per far esplodere la strada e nello stesso tempo ostacolare gli alleati che avanzavano. La gente cominciò a vedere questa situazione e si fece un po' di folla e videro i soldati che mettevano queste mine così. Qualcuno tentò di opporsi: ma che stanno facendo? Ribelliamoci, non ribelliamo. Al che un sottufficiale dei carabinieri o della finanza, non lo so, fermò i torresi dicendo loro: statevi calmi, sereni, qua se facciamo qualche cosa qua fanno una rappresaglia e ammazzeranno parecchie persone e nessuno si muove. Nello stesso tempo, collocate alcune mine, venne a piovere, due o tre mine furono portate via dall'acqua, dalla strada passarono per Cubo Ospedale e poi andarono in mare, però esplosero due mine, al che dopo un po', il 1 ottobre del 43 passarono gli alleati e arrivarono al corso Vittorio Emanuele. Un gruppo si divise per la circonvallazione ed altri passò per il centro per proseguire verso Ercolano, Portici, San Giovanni eccetera eccetera. Arrivati a questo punto trovarono questi ostacoli, tra lo stupore della gente, ma lo stupore aumentò quando gli americani portarono dei bulldozer che scavarono un altro buco e poi riempirono queste buche di terreno in modo tale da poter far passare gli autocarri, i carri armati per proseguire. Fra lo stupore della gente che era incredula dicendo: ma questi sono marziani, ma chi sono questi liberatori? E si dice anche che dietro Vallelonga, attuale via Aldo Moro, non c'erano i palazzi come ci sono adesso, ma tutte campagne, grotte, ed erano nascosti molti torresi. Un delatore locale avvisò i tedeschi che là c'erano e se fosse successo qualche cosa ai danni dei tedeschi li avrebbero uccisi
e sarebbe stata una strage molto peggiore di quella delle fosse ardeatine. Alla fine, e concludo, i tedeschi si recarono giù al mulino, e ne avete già parlato, e fortunatamente il mulino fu graziato e fu parzialmente distrutto, danneggiato. Ecco qua. Poi in seguito ci vedremo. Ci troviamo a via Cesare Battisti. Questa strada è stata fatta realizzare dall'allora sindaco Luigi Palumba negli anni 30 e diciamo che questo doveva rappresentare il biglietto da visita della città di Torre de Greco, che appunto dalla ferrovia andava verso la città. Questo grande progetto fu approvato dal sindaco Luigi Palumba c'è il progetto che i palazzi, gli edifici non dovevano essere uno vicino all'altro, ma dovevano avere una distanza di almeno 6 metri e oltre il marciapiede dovevano avere un poco di aiuola e dovevano degradare tutti i palazzi verso il mare, in modo che tutti avevano la visione del golfo del mare. Questa strada si dice che non è stata intitolata al sindaco Luigi Palumba perché era antifascista e fu dedicata all'eroe Cesare Battisti. Ci troviamo vicino a Cubo Ospedale, era l'antica strada prima di costruire Cesare Battisti che portava a Calastro. Si chiama Cubo Ospedale perché passa vicino alla succursale dell'Ospedale degli Incurabili di Napoli. L'Ospedale degli Incurabili di Napoli è stato fondato dalla Beata Maria Lorenza Longo, la quale fece incidere anche una lapide con queste scritte: qualsiasi donna, ricca o povera, patrizia o plebea, indigena o straniera, purché incinta, bussi e le sarà aperto. Si chiamava Ospedale degli Incurabili perché aveva una grande farmacia molto rifornita e curava gli ammalati che non potevano curare altri ospedali. Questo ospedale fu fondato nel 1500 da Ferrando Bucca d'Aragona e fu scelto questo posto per l'aria salubre. Nel 1906, per un periodo, operò anche San Giuseppe Moscati. E curavano i malati con il bagno delle vinacce, cioè praticamente entrando in questo ospedale si sentiva un odore di vino, di inebriava. Poi Carlo, cosa successe il 13 settembre del 1943? Allora, gli alleati anglo-americani con gli aerei per bombardare per una jeep, una motocicletta tedesca, lanciò delle bombe per sopprimere questo il nemico, ma se non che fece più danni e distrusse l'ospedale e molti palazzi danneggiò che stavano in costruttore Emanuele. E la nuova chiesa fu ricostruita e inaugurata nel dicembre del 1950-1951, non si sa con certezza. E diciamo che l'architetto che ricostruì la chiesa vuole comunque darle un'impronta barocca, come si può vedere dalla cupola orientaleggiante e dalle finestre. Allora, adesso parliamo del Palazzo Vallelonga. Come è nato il Palazzo Vallelonga? Questa alle nostre spalle è il Palazzo Vallelonga, un palazzo monumentale situato lungo il Miglio d'Oro. È stato costruito nel XVII secolo dalla famiglia Candia Castiglione Morelli di Vallelonga e diciamo anticamente era una masseria. Come sono nate queste ville vesuviane? Nel famoso Miglio d'Oro, da Portici fino a Torre del Greco. Durante un viaggio di Carlo di Borbone da Napoli a Castellammare, dovette approdare con la nave al Granatello. Si innamorò di questo luogo e fece costruire la famosa reggia di Portici.
In seguito tutti i nobili della corte costruirono le loro ville. Alcune erano solo di delizie, altre erano masserie agricole adibite poi diciamo, a ville di delizie e di ristoro estivo per i napoletani. Infatti, diciamo, questa masseria era formata da tanti piccoli fabbricati. Poi successivamente sono stati riuniti per formare un palazzo formato su due piani. Il primo piano era il piano appunto della rappresentanza, che ha anche dei terrazzi che affacciano verso la campagna, verso il lato Vesuvio. All'interno c'è ancora una struttura dove veniva il frantoio, dove veniva raccolto l'olio da corte. E non è come adesso questa villa che vediamo sulla facciata, si estendeva all'interno del territorio vesuviano. Qui termina la nostra passeggiata dalla stazione fino al Palazzo Vallelonga. È una passeggiata che fanno molti torresi, però non conoscono la storia e gli aneddoti. Spero che questi possa servire a valorizzare la città e a far conoscere meglio la città. Sicuramente abbiamo potuto commettere degli errori, delle imprecisioni, e per questo ci scusiamo, però bisogna ricordare che comunque quello che noi facciamo non lo facciamo a livello professionale. Diciamo che l'unico nostro obiettivo è quello di trasmettere quello che sappiamo, la nostra cultura, anche a tutti gli altri cittadini torresi, per l'amore e la passione che abbiamo nei confronti della nostra città. Arrivederci, al prossimo video!